Ed eccoci dunque alla quinta puntata degli acquisti in edicola. Andiamo a vedere che cosa ho acquistato recentemente in edicola. Buoni fumetti a tutti. Andiamo con ordine sparso. Incomincio con Diabolik. Prossimi alla fine la serie mensile, il numero 10 di quest'anno. Vediamo il chi ha fatto che cosa, poi un rapido commento dell'albo. Allora, soggetto Gomboli dà un'idea di Castelli, la sceneggiatura Faraci, i disegni Nunziati, Chine e Retini Brandi, lettering Inventario Bologna, copertina Buffagni. Allora, la copertina, beh, molto evocativa, vedete un Diabolik praticamente cadavere. Che campeggia, diciamo così, in primo piano in questa copertina. Si tratta della seconda parte di una storia che non finisce nemmeno in questo albo, quindi credo sia una rarità per Diabolik, credo sia la prima volta, credo, che nella serie mensile una storia si dilunga per più di due albi. Quindi va bene, questo va bene, la storia per il momento è avvincente. I disegni all'interno sono molto belli, Nunziati, veramente, veramente bravo. Guardate questo primo piano di Eva Kant. Guardate il gioco di chiaroscuri, questi grigi. Guardate l'espressione. Molto bravo, Nunziati. I primi piani dei personaggi in particolare sono molto ben fatti, secondo me. Anche Ginko, guardate, fronte corrucciata. Quindi diciamo che per il momento la trama, tutto sommato, che cosa ci dice? Ci dice che Diabolik ed Eva Kant sono stati catturati dalla polizia di un paese straniero e in questo albo pare, ma chiaramente ci sarà poi una spiegazione, pare che i due addirittura muoiano e si aspetta chiaramente il colpo di scena nell'ultimo albo, dovrebbe essere l'ultimo albo conclusivo, quello del mese prossimo. Tutto ha una fine, viene indicato qui. E viene indicato anche che nel prossimo numero sarà dato in regalo un albetto inedito, colpo alla Rinascente, quindi appetibile, devo dire, faccio una nota di costume su questo album. Mi sono appuntato una pagina, cioè una critica, credo ci sia una critica sottile alla società, al cinismo, diciamo, della società che è stato sottolineato dagli autori di questo album, perché quando viene diffusa la notizia della morte di Diabolik e anche di Eva Kant dai mezzi di comunicazione, la reazione delle persone è una reazione molto egoistica. Infatti, vedete, ci sono delle persone che dicono rubavano a chi era ricco, sfondato a me non avrebbero rubato nulla. Quindi, come dire, problemi di altri. Addirittura ci sono personaggi qui che trovano affascinanti Diabolik ed Eva Kant. Quindi, come vedete, una sottile critica, ma neanche troppo velata, a dir la verità, su a volte tanta superficialità che permea la nostra società. Un bel albo, sono molto curioso di andare a vedere come gli autori risolveranno tutta questa trama. Proseguo il nuovo Dylan Dog. È un po' di tempo che non faccio video dedicati a Dylan Dog, tornerò a farne, d'altro canto è una serie che io amo moltissimo, quindi sicuramente proporrò qualche video totalmente dedicato a questo personaggio più avanti. Brevemente, Cavalcando il Fulmine è il mensile numero 433. Allora, si tratta di un soggetto e sceneggiatura di Diego Caielli, i disegni sono di Corrado Roy, la copertina Gianluca e Raul Cestaro, il lettering Alessandra Belletti. La copertina a me piace abbastanza, è una copertina che, insomma,
Sì, diciamo, si capisce dalla copertina, fa il suo, diciamo, una copertina che fa il suo dovere, cioè ci fa capire di che cosa si parla all'interno, cioè si parla essenzialmente della pena di morte e della sedia elettrica. Quindi la copertina, diciamo che sì, va bene. I disegni all'interno sono di Corrado Roy. Corrado Roy non ha bisogno di presentazioni. Guardate qua. Si tratta di diciamo una trama abbastanza normale, secondo me, per Diabolik. Scusate, per Dylan Dog. È un albo che sì, la trama Diego Caielli ha scritto una storia che si legge piacevolmente, che si legge anche abbastanza speditamente. Vi faccio vedere qualche disegno perché veramente Roy, guardate questi volti, veramente un grandissimo Corrado Roy. Dicevo, è una storia che si legge abbastanza velocemente, una storia che secondo me potrebbe essere tranquillamente inserita tra le classiche storie di Dylan Dog degli anni 90, primi anni 2000. Quindi una storia leggibile, a me è piaciuta abbastanza, una storia che secondo me, insomma, ci può stare, ecco, nell'arco delle narrazioni di Dylan Dog. Andiamo avanti. Satani, che è uscito il nuovo numero, il numero 11 di questo settimanale a colori, stampa chiaramente degli albi di Satanic disegnati da Magnus, solo questi vengono ristampati in questa collana di Gazzetta dello Sport. Le storie sono di Max Bunker. Questo Il mistero di Ofelia, il numero 11, non l'ho ancora letto, ho però guardato chiaramente i disegni perché sono avido, avido di tavole di Magnus. Molto interessante questa sequenza in cui vedete che c'è Satanic che attraverso una tecnica, diciamo così, credo ipnotica, suppongo, fa vedere delle vicende ad una persona, che è questa signora bionda, e le fa vedere guardando nel profondo dei propri occhi. Interessante questa sequenza. Tanto vediamo che Magnus affina sempre di più la sua arte, anche nei primi piani. La colorazione non mi dispiace in questo numero, devo dire che è abbastanza in sintonia. Guardate questi primi piani alla Magnus. È una collana questa che mi sta piacendo molto. Come al solito, all'inizio è molto notevole la rubrica di Pierluigi Gaspa, grazie alla quale abbiamo anche la possibilità di osservare la copertina originale di questo albo. E in più Gaspa ci parla di Wonder Woman, un personaggio che a me piace moltissimo. Ho anche fatto un video su Wonder Woman sul canale. Non vedo l'ora di leggere questo albo. Lo aspetto sempre avidamente, l'albo di Satani, che è una serie che mi sta veramente molto molto appassionando. Poi una curiosità, mentre vagavo per il centro cittadino ho visto che nelle edicole c'era questo numero di Wolverine. Vedere Wolverine e vedere a fianco il numero 1 ovviamente ha attirato la mia curiosità. Si tratta di un albetto abbastanza esile, come potete vedere. Ha un costo di 1,90 euro. Pare, diciamo, di aver capito un albo che esce per sostanzialmente celebrare un modello di Moto Guzzi. C'è scritto anche sulla copertina, vedete, Moto Guzzi. Vediamo un po' chi ha fatto che cosa. Jody Hauser, sceneggiatura, Marco Itri, illustrazioni, Valentina Taddeo, colorista, Joe Sabino di VC Lettering, eccetera eccetera. Insomma, le tavole sono dignitose, è una storia abbastanza, l'ho letta questa storia, una storia
sì, diciamo funzionale alla presentazione di questo modello, evidentemente di motocicletta. Compare anche Bullseye. Per gli appassionati Marvel, per gli appassionati di Wolverine, sì, un'occasione di collezionare un albo che forse potrebbe diventare raro, forse. Vado poi sulla altra collana che faccio della Gazzetta dello Sport, oltre a Satanic, cioè i supereroi, le leggende DC, questa settimana dedicato a Flash. Flash Nemici, questo albo, lo sto facendo, cioè lo sto leggendo con grande passione, questa run di Geoff Johns su Flash, che però non è il quasi solito Barry Allen, ma in questo caso viene impersonato da Wally West, un personaggio che, come ho già detto, è molto più scanzonato, almeno in questa saga. Del titolare, diciamo così, e quindi ci sono spesso molti teatrini anche abbastanza simpatici, anche molto ironici. Tanto vi faccio notare alcune tavole di Scott Collins, i disegni. Guardate che tavole. Scott Collins ha un tratto che a me piace molto, è un tratto quasi europeo, devo dire, secondo me, molto chiaro, una linea molto chiara. Quindi è anche, diciamo, secondo me questa saga è anche fruibile, molto fruibile, da chi magari non è molto abituato alle tavole, sempre abbastanza, sono un po' dei patchwork. Le tavole, diciamo, dei supereroi, dove a volte si fa un po' fatica ad orientarsi, magari chi non è molto abituato, però insomma. E quindi ecco, e questo è il terzo albo che esce dedicato a questa saga di Flash, Wally West, di Geoff Johns, disegnata da Scott Collins. Ho quasi terminato il secondo albo. Per il momento è una saga che mi piace parecchio, come pure mi piace questa collana dei supereroi, le leggende DC. Chiudo questo video con qualcosa che non ha a che fare con i fumetti, ma che ho però comprato, acquistato in edicola, cioè l'ultimo numero di Freedom, questa rivista che chiaramente si ispira al programma curato da Roberto Giacobbo. È una rivista che, per i curiosi come me, insomma, è molto appetibile. Ci sono molti servizi. L'America, chi l'ha davvero scoperta? Interessante, questi segreti della mente, i meccanismi di difesa. Ma a parte la rivista, che è comunque densa di articoli molto interessanti, volevo segnalarvi che unitamente alla rivista si può acquistare, in celofanato insieme, questo libro. Storia alternativa del mondo, 7,99 € rivista più libro. Sinceramente mi sembra un prezzo veramente molto molto abbordabile, cioè rivista più libro 7,99 €, 8 € grosso modo, insomma, un libro, come vedete, non piccolo, libro dove il nostro autore ripercorre la storia del mondo in modo alternativo. Perché in modo alternativo? Perché dà atto di alcune scoperte archeologiche particolarmente curiose, particolarmente anche inquietanti sotto un certo punto di vista, perché sembra che non si incastrino esattamente con la storia ufficiale del mondo. Interessante anche questa linea, vedete qua sopra, con cui praticamente l'autore fa praticamente una linea temporale a partire da, mi sembra, 8000 avanti Cristo. Adesso ve lo dico con esattezza. A partire 8000 avanti Cristo fino ad arrivare praticamente, insomma, ai giorni nostri. Mi piace leggere i libri scritti da Roberto Giacobbo per un motivo molto semplice: che Roberto Giacobbo, quando parla di posti, di luoghi, di siti archeologici, quasi sempre ne parla perché è stato lui sul posto.
Quindi li ha vissuti sulla propria pelle, li ha indagati con i propri mezzi, con la propria troupe, quindi non prende servizi fatti da altri come fanno in alcuni programmi. E Giacobbo mi piace proprio perché è un uomo che ci mette la faccia, insomma, ci va sul posto, esamina e poi fa il suo servizio. Bene, detto questo, sperando che questi prodotti che vi ho presentato, questi albi a fumetti più questa rivista e relativo libro allegato, possano avere in qualche modo stimolato la vostra curiosità, non mi rimane altro che augurare buoni fumetti a tutti e alla prossima.